Amici di Non Solo Sport, siamo in Puglia, alle mie spalle vedete la cittadina di Fragagnano, siamo nella parte settentrionale del Salento in occasione dei festeggiamenti solenni di Sant'Antonio da Padova, protettore proprio di Fragagnano. Noi in questi tre giorni, 11, 12 e 13 di agosto, seguiremo i festeggiamenti, sia quelli religiosi che quelli civili, naturalmente poi approfondiremo la conoscenza di questi territori. Seguiteci in questa meravigliosa avventura che esula dai confini della nostra Umbria per approdare nella bellissima Magna Grecia. Anche lei tra i figuranti di questa terza edizione del transito di Sant'Antonio per le celebrazioni di questa festa patronale a Fragagnano. Intanto l'importanza della sua presenza di questa festa. Sì, anche io tra i figuranti come un buon padre di famiglia che deve dare l'esempio, la mia partecipazione ha proprio questo obiettivo, ma soprattutto ha l'obiettivo di far capire alla mia comunità che puntare sulla valorizzazione storica e culturale di identità e di tradizioni per noi come amministrazione comunale è un fatto importante, con la speranza di poter consegnare domani un paese nelle mani dei giovani che sta cambiando culturalmente, perché noi riteniamo che sia indispensabile tutto in un paese, ma sia indispensabile soprattutto che si torni a valorizzare le proprie radici, le proprie tradizioni e che si riappropri la nostra comunità di quei valori importanti che negli anni, ahimè, piano piano sono stati smarriti. Noi organizziamo la rievocazione del transito di Sant'Antonio, che altro non è che rimettere in vita le ultime ore di vita del santo. Questo avviene incorniciato in un corteo medievale di bellissimo effetto, con abiti belli che rappresentano al meglio il periodo storico. E diciamo che Antonio, camminando adagiato su un carretto, ha modo di incontrare la gente del popolo, a cui non risparmia una parola d'affetto, tante benedizioni, per poi morire. Oh.
Dopo la benedizione potrete venire avanti e fare la vostra venerazione alla reliquia autentica del Santo. Sul sagrato della Chiesa Madre dell'Immacolata con Don Gianni per parlare di questi tre giorni dedicati a Sant'Antonio di Padova. Quest'anno sono tre giorni della festa, 11, 12 e 13 agosto. Abbiamo incominciato ieri con la terza edizione della rievocazione storica del transito di Sant'Antonio. Oggi siamo nel vivo della festa e il programma prevede, oltre a un aspetto di conoscenza del santo attraverso le varie celebrazioni, un momento bello di festa, di comunità. Quest'anno con il comitato organizzatore, di cui qui accanto a me vi è un responsabile molto rappresentativo, il signor Michele Antonucci, abbiamo pensato di fare di trascorrere una serata all'insegna della fraternità e della solidarietà e dell'integrazione in maniera particolarissima. Noi abbiamo trovato una compagnia di teatro, musica e danza, la Tersicore di Brindisi, grazie anche alla Prologo di Fragagnano, e che quest'anno avevano praticamente fatto lo stesso lavoro, e abbiamo voluto che con i professionisti e i nostri ragazzi potessimo fare uno spettacolo come quando la famiglia si riunisce e tutti i figli insieme con i genitori si cerca di vivere dei momenti felici. Poi avremo la partecipazione di Umberto Sardella e Antonella Genga, che sono due cabarettisti, perché l'idea è, in questo tempo particolare, volevamo proprio far sorridere il nostro popolo, sollevarlo un poco dalle sue ansie e dalle sue trepidazioni. Domani poi, il terzo giorno della festa, lo vivremo proprio secondo la tradizione classica, come vuole proprio la cittadinanza, cioè avremo le bande che girano per le vie del paese. Sono state invitate ad animare tutta la giornata due bande, una sinfonica e l'altra lirica, alle ore 18:00-18:30, con tutte le autorità civili, militari e religiose, per l'atto di affidamento che il primo cittadino fa al santo. Il primo cittadino pone le chiavi del santo, le chiavi della città sul santo, e poi incominciamo solennemente la processione per le vie del paese. E poi ancora la festa continua ascoltando le bande, aspettando i fuochi pirotecnici, salutandoci vicendevolmente, ritrovandoci tutti sul corso Vittorio Emanuele e rinsaldando i vincoli di amicizia e di fraternità. Salvino Chetta è intanto un assessore di Fragagnano, uno dei più giovani forse d'Italia, e in questi giorni, in questi tre giorni, ci ha dato una grossa mano per la realizzazione di questo speciale. C'è stata una grande partecipazione da parte dei giovani di Fragagnano. In questi tre giorni numerose iniziative hanno contribuito a realizzare in maniera molto orgogliosa la nostra festività in onore di Sant'Antonio. Ci sono state delle iniziative in orario serale dove i giovani hanno contribuito attraverso musical e attraverso fiere enogastronomiche, hanno dato il loro contributo a far sì che la manifestazione venisse nel migliore dei modi. Professor Anastasia, allora ci troviamo di fronte a una tavola imbandita, alle nostre spalle stanno preparando le orecchiette, anzi usiamo
il pretesto per andare a vedere come si preparano. Noi l'abbiamo visto ieri, lo proponiamo ora ai nostri telespettatori. Poi torniamo e parliamo di questa tavola imbandita. E domenica mattina siamo a Fragagnano, in una casa di Fragagnano. Dove, Piero, di preciso? Siamo in casa della signora Passana Dattesi, dove la padrona di casa e la sorella preparano un famosissimo piatto fragagnanese tipico, cioè le orecchiette misti con dei maccheroni appunto fatti in casa. Signora, cosa sta facendo adesso? La pasta fatta in casa facciamo. Come ha preparato? Prima ha preparato un impasto normale? Sì, si trempano acqua, sale e farina, poi si riposa e la lavora con le mani e poi fa la pasta, le orecchiette, poi si mangia. Quanto è il tempo di cottura? Poco. Poco, però se no cotta assai non va bene la pasta fatta in casa. Qual è il condimento tipico di questa pasta? Allora, vari sono i tipi di condimento per questa pasta. Allora, innanzitutto un tempo veniva servita con della ricotta forte, altro prodotto tipico fragagnanese. La ricotta forte veniva distribuita dalle masserie circostanti, esiste ancora, c'è chi la gradisce ancora. Possono essere condite anche con il cacio ricotta, cioè un piatto prelibatissimo e tipico nostro, poi con il formaggio, ma d'inverno le orecchiette si fanno prevalentemente condite con una salsa a base di acciughe e di rape verdi, broccoli fragagnanesi, insomma si parla di orecchiette con le cime di rapa, tipico fragagnanese ma anche pugliese, di tutta la Puglia. Buonissimo, complimenti. Allora, cosa troviamo su questa tavola? Quali sono i prodotti tipici di Fragagnano? Allora, qui su questa tavola troviamo innanzitutto la frutta tipica di questo periodo, che sono i fichi d'India, in fase di maturazione ma già pronti per essere consumati. Poi abbiamo le uve provenienti da vitigni caratteristici del nostro territorio, cioè quelli prevalenti che sono il primitivo di Fragagnano, che è famoso quanto quello di Manduria, almeno come qualità. E poi abbiamo un altro vitigno, un'altra uva da tavola, prevalentemente da tavola, che è l'uva di Praga. Ed è una delizia, una vera delizia. Poi vedo i fichi. Sì, poi qui abbiamo i fichi freschi di due qualità diversi. Questo è il fico cosiddetto dottato e questo è un altro tipo, un'altra varietà di fico. Però qui hanno questo voluto... Che cos'è? Ecco, questo è sempre un fico secco, che in dialetto si chiama cuecciolo, un boccaccio di peperoncini sott'olio, cioè questi non mancano in nessuna tavola dei fragagnanesi, perché questi vengono prima seccati, poi messi sotto sale, poi sott'olio e poi condita, cioè la pasta, le orecchiette si condiscono, insomma, con questo che poi assume nel tempo un sapore caratteristico. Diceva poc'anzi il professor Piero Anastasia, vogliamo continuare con queste tradizioni perché vogliamo che i giovani nel futuro si ricordino appunto queste cose meravigliose che sono passate tanti anni, quindi amiamo le tradizioni, amiamo le cose antiche, ecco, vorremmo che non tramontassero mai. Presidente, no, intanto complimenti per l'organizzazione, per il volontariato e per la riuscita di questa festa. Bello unire, insomma, le tradizioni, il folklore anche a questi valori umani. E certo, d'altra parte noi non potevamo fare diversamente perché essendo Fragagnano coinvolto nella celebrazione di una festa religiosa dedicata al nostro patrono Sant'Antonio da Padova, non potevamo non fare un evento non in linea con quelli che sono i canoni del cristianesimo. Tanta gente a Fragagnano, tutti soddisfatti, tutti sorridenti. Beh, per quanto riguarda la prologo, proprio da stamattina non faccio altro che ricevere complimenti da tutti i fronti, sia per quello che abbiamo fatto ieri sera, per quello che stiamo facendo stasera e per quello che è stato l'11 con il transito di Sant'Antonio. Sicuramente noi siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto, sicuramente ci impegneremo in futuro di fare sempre meglio. L'appuntamento al 2013? Senz'altro, vi aspettiamo. Facci ballare, facci ballare, facci ballare.
facile, facile, facile. E tutte le cose più facile, facile. Con loro spettacolo pirotecnico si conclude questa tre giorni in Salento, naturalmente a Fragagnano, per i festeggiamenti del santo patrono Sant'Antonio da Padova. Prima di chiudere e restituire la linea allo studio, vorremmo fare dei ringraziamenti innanzitutto alla squisita, cordiale e calda ospitalità del locale Momos della signora Carmela e dei suoi figli. Inoltre il nostro grazie va alla Proloco, al comitato e a tutti gli organizzatori di questa magnifica tre giorni a Fragagnano. Per questa sera è tutto, per Non Solo Sport, Claudio Mariani con le immagini di Roberto Ragni. Non vivo più senza te, anche se, con la vacanza in Salento prendo tempo dentro me. Non vivo più senza te, anche se, ora signora per bene ignora le mie lacrime.